ormai mancano solo 10 mesi dall'inizio delle gare. Il Ministero ha ritenuto anche di dare un mese in più perché i lavori dovevano essere conclusi entro il 30 di aprile del 2019, ha dato un mese in più, quindi entro il mese di maggio, entro il 30 di maggio, devono essere consegnati tutti i cantieri. Al momento non si ha notizie di quale gare siano state fatte, sicuramente non aggiudicate, anche se sono partite. Sono molto preoccupato, devo dire la verità, perché alcuni tentano di non interloquire proprio con la Commissione, ma non hanno capito che la Commissione non è una commissione di indagine, ma sicuramente indicherà i responsabili se ci sarà un disastro di queste universiadi. Ci siamo trovati di fronte ad un conflitto enorme sulla questione del villaggio degli atleti che si voleva fare alla mostra d'oltremare. Questa commissione, che rappresenta il Consiglio Comunale e quindi rappresenta la città, ha ritenuto opportuno, cosa che nessuno ha fatto, di interloquire con la città, con le associazioni, di capire i punti di vista sulla questione del villaggio, e ha fatto sì che ci sia stata una marcia indietro. La questione adesso è ancora in piedi, perché è stato indicato, come anche in commissione ha partecipato un dirigente della MSC, che era disponibile una nave, quindi c'era stato un preliminare, ma questa mattina noi volevamo sapere se questo preliminare poi si è tramutato in un accordo e quindi se c'è questa disponibilità della MSC. Come anche abbiamo appreso di una disponibilità di un'altra nave da parte della Concordia Crociere, però anche di questo non abbiamo certezza. Quindi ci sono tante cose che vanno affrontate, c'è la questione del trasporto. Ieri c'è stato un inizio di incontro del commissario sulla questione del trasporto e questa mattina noi ci aspettavamo di sapere qualche notizia. Sicuramente non hanno ancora un programma, un progetto serio, la città è piena di cantieri, quindi la mobilità è molto a rischio. La questione della sicurezza, in virtù anche di questo disagio, potrebbe creare delle enormi difficoltà, e anche su questo avremmo voluto confrontarci. Io penso che chi sfugge al confronto evidentemente non ha le idee chiare di come si deve muovere, che cosa si deve fare affinché le universiadi si facciano per davvero.